Regalare un po' di spensieratezza in un momento in cui la tristezza spegne i sorrisi. È questo il senso di una lodevole iniziativa che ha avuto luogo a Gubbio. I giostrai, arrivati come ogni anno in città per il mese di maggio, hanno deciso di offrire un pomeriggio di svago sulle attrazioni del Luna Park ai giovani e meno giovani profughi ucraini accolti a Gubbio a causa del conflitto. È stato un gesto dettato dal sentimento e dal cuore, perché nel nostro piccolo, per quante cose avessimo potuto fare, penso che un sorriso di un bambino che sta soffrendo in un momento così orribile, se devo essere onesto, una cosa che mi toglie le parole per quello che vivono, è un sorriso dedicato a una giornata così, fatto da un bambino, ha un valore inestimabile. Io mi sto commuovendo per quello che oggi ho visto, per quello che siamo riusciti a fare, e se posso permettermi di dire una cosa, la mamma di un bambino stava facendo una videochiamata con il marito che è al fronte e gli ha mostrato come il suo figlio stava divertendosi in quel momento. Siamo stati molto contenti che sono venuti, abbiamo dato questo momento di spensieratezza con questi bambini. Io sono stato contento di questo. E se posso fare qualcosa di più, lo facciamo, siamo disponibili a farlo. Però abbiamo fatto il possibile per dargli un momentino di felicità, dai, spensieratezza. Grazie. Siamo felici. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di oltre 50 bambini, è la prima del suo genere ad essere stata realizzata per la popolazione ucraina. Questo è vero, io la ringrazio tutti quelli che ci hanno potuto dare, al signor Allan, al Massimo, che ci hanno offerto questa giornata, questo pomeriggio grato di amicizia, di bellezza, di sorriso sulle facce dei bambini, e poi su ognuno di noi, dentro il nostro cuore, siamo un bambino. Grazie a loro, grazie a tutti quelli che hanno sostenuto questa idea e ci ha aiutato tanto. Io le ringrazio di cuore.